Sono due cose che mi colpiscono del brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato e che affido subito alle possibilità che abbiamo. Stiamo facendo come uomini e donne, come umanità, delle cose grandi. E quindi quando Dio ha pensato di fare cose grandi, noi ci saremmo aspettati una grande comprensione degli effetti speciali. Perché noi uomini, quando facciamo cose grandi, poi facciamo anche gli effetti speciali. Dio, quando ha deciso di venire in mezzo a noi, di fare una cosa straordinariamente grande, in realtà comincia con la Vergine Maria, e quello che vorrei ancora provare a condividere con voi, a farvi gustare, è che Dio fa grandi cose con niente. Cosa potreste capire di quello che sto dicendo? È che se noi abbiamo dei mezzi, con i mezzi possiamo fare cose grandi. Quando non abbiamo niente, a volte ci fermiamo, ci rassegniamo, gettiamo la spugna. A volte anche di fronte ai problemi, prima facevo una parola con il sindaco, con Don Aniello, di una comunità provata un mese fa da un evento sconvolgente, terribile, inaudito. Allora l'idea è che magari allargando lo sguardo magari al mondo, poi prima la pandemia, poi la guerra, e poi se restringessimo il campo visivo dalla panoramica del mondo a Gragnano, alla vicenda di Alessandro, ma poi anche alle vicende forse più personali che ciascuno di noi vive, con se stesso, con il circuito familiare, degli amici, il rischio è quello di sentirsi provati al di sopra delle nostre forze e che non c'è niente da fare. Allora comincia a venire un po' il dubbio se in una certa misura l'umanità è una cosa bella, se Dio ha fatto bene le cose. Alla fine si insinua un po' questo dubbio, no? Siamo inondati da notizie a volte dolorose, certamente brutte in molti casi. E allora il rischio è questo. E cosa ci dice stamattina il brano della Vergine Maria con la sua accoglienza della parola? È che fa alleanze con Dio, e una volta che lei dice che da lei non può nascere la vita, perché da che mondo è mondo, la vita nasce dall'unione di un uomo e di una donna. Quando Dio le dice non temere, sta dicendo che non fa una cosa da sbuffone, da cose straordinarie, ma se tu mi dai l'ok, proprio perché non si spera nulla da una donna vergine, proprio perché non può venire vita, ma tu mi sei disponibile, mi dai il tuo consenso, la tua disponibilità, in alleanza può far sorgere vita dove non si spera, dove non può venire. Questa è la fede di Maria, che dice sì. Allora, se ti serve anche il mio niente, la mia condizione, ed è l'invito che ci fa oggi, a non avere la preoccupazione del bene che possiamo fare, ma se ci viene dentro una ispirazione di poter dire una parola a un amico, a un collega di lavoro che oggi è domenica, ma magari venerdì abbiamo visto ieri in ufficio che aveva un volto diverso dal solito, si era apparso preoccupato, triste, mandargli un messaggio dicendo: senti, che cos'è? Cioè il bene a cerchi concentrici, quando ci viene un'ispirazione dentro, non dobbiamo cadere nella tentazione brutta di dire: ma ora mi faccio i fatti miei, ma chissà poi che cosa penso, eccetera. Ma se ci viene qualche ispirazione di essere attenti alle persone, a quello che ci accade attorno, cominciare a uscire da noi stessi e non essere solo persone che cercano di fare, e questo non è poco,
fare bene la loro parte, di fare il loro dovere. Noi non siamo chiamati a non fare del male, siamo chiamati a fare del bene. E la prima cosa, quando ci viene un'ispirazione, accoglierla. Permettetemi di aggiungere solo in maniera breve tre grazie. Grazie a tutti voi, volevo rallegrarvi perché, pur essendo all'aperto, è vissuto il gusto della preghiera con una comunità raccolta e partecipa. Quindi una grazie al Signore perché questo fa bene più degli altri, ma fa bene anche a me, conoscendo la comunità, per questo valore che non è scontato né secondario. Poi un grazie in particolare agli scout, all'Azione Cattolica, al coro, e poi grazie a tutti quelli che hanno fatto il servizio qui. E l'ultima parola, buona festa, buona prosecuzione della festa.
nei vincoli, la festa serve a fare memoria, a riannodare i vincoli, i legami, la fierezza di appartenere a una tradizione, cioè c'è una mia, appartenere a un territorio, sentirsi unico e fuori. Ed è su questo che chiedo la benedizione, su questa comunità e sulla città. La chiediamo per intercessione di Maria e a ogni vocazione diremo amen. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per l'intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. E a tutti voi che celebrate con fede la festa della Madre del Signore, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, e il Padre, e il Figlio, e lo Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore.